Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci troviamo a contemplare il terzo mistero dell'attesa, secondo lo schema che io ho portato avanti come proposta di misteri aggiunti, per allargare la mente e perché no anche il cuore, altri momenti particolari della vita di Gesù con Maria, perché presente sempre la Madonna, questo ce lo dobbiamo ricordare. Avevamo visto nei due incontri precedenti, oltre al primo che era un po' di orientamento generale, il viaggio per andare da Elisabetta, viaggio della Madonna. Ci siamo fermati anche alla vita insieme, 3 mesi, circa 3 mesi, non sappiamo, i numeri hanno un significato piuttosto particolare, più che cronologico, nel Vangelo e in quei tempi soprattutto, per cui abbiamo contemplato Maria e Elisabetta, che contemplavano, noi contempliamo loro, contemplavano, entriamo nella loro contemplazione di queste due creature miracolosamente ricevute, una più miracolosa dell'altra, lo sappiamo. Contemplate quello che avveniva in loro. Oggi contempliamo, dopo esserci fermati a vedere la vita, la probabile vita, in queste due famiglie che ormai aspettavano il grande avvenimento della nascita di Giovanni Battista. E pensiamo alla Madonna presente alla nascita di Giovanni Battista. Abbiamo detto anche, abbiamo pensato insieme come potevano pregare le due famiglie insieme, anzi io mi sono fermato a dire che erano gli uomini che dirigevano la preghiera, la lettura o il ripetere i salmi, ma ricordiamoci che Zaccaria era rimasto muto, per cui la preghiera di Zaccaria era una preghiera silenziosa, accompagnata dal silenzio anche degli altri. Senz'altro ci sarà stato, le stesse donne, vero, che avranno pronunciato quei salmi, che erano soliti dire nella loro preghiera, però con più necessità perché Zaccaria non poteva parlare. E sappiamo che in questo terzo mistero proprio contempliamo invece la nascita di Giovanni Battista e la parola riacquistata da Elisabetta. Il famoso, riportato nel Vangelo, il suo nome sarà Giovanni, disse, no? Perché era muto, per cui la nascita di Giovanni Battista la possiamo immaginare, io penso la possono immaginare soprattutto tutte le donne, tutte le mamme, o le donne che hanno assistito in genere al parto. E che cosa avrà fatto la Madonna in quel momento? Si sarà data da fare insieme a altre donne che assistevano, come si usava, è vero, a quei tempi, e come ancora oggi, in genere si è circondati da donne che aiutano la partoriente, estraggono il bambino, lo lavano, insomma tutte quelle cose che, diremmo così, sono normali, non c'era niente di E così, boh, miracoloso, boh, immediatamente no. Nascita di Giovanni Battista molto, molto normale come tutti gli altri bambini. Anzi, mettiamoci anche la difficoltà, vabbè, il Signore l'avrà aiutata Elisabetta perché era in tarda età, per cui le difficoltà degli anni si creano nel corpo fisico delle donne. E la Madonna come si sarà data da fare? Come sarà stata soprattutto vicino a Elisabetta? Magari mano nella mano, mentre le altre donne compivano quello che si doveva compiere. Lei non si sarà allontanata certamente da Elisabetta. E mi piace di contemplarla, di vederla, mentre stringeva la mano di Elisabetta, ed Elisabetta che con gli occhi sì, guardava quello che stava per nascere, avrà visto, ma lo sguardo si incontrava con Maria, perché attraverso Maria Elisabetta contemplava già Gesù. Quello che stava per avvenire, sì, quello che avveniva a lei certamente in quel momento l'avrà completamente assorta, ma credo che il mistero era così grande che non potesse distrarre da quello che le stava vicino, il mistero che si stava compiendo in Maria. Per cui noi vediamo queste due creature, una più santa dell'altra, poi Maria, santa tra tutti i santi, per cui una santità direi che si esprimeva anche esternamente.
almeno per loro, che, per Elisabetta che sapeva. Ma ecco, questa unione tra lui che era, tra loro, che era un'unione con Dio, Dio presente nel grembo di Maria. Ormai Giovanni Battista era nato, immaginiamo gli strilli, il pianto del bambino come sempre, la gioia del papà che esulta perché è nata questa, questo bambino, e poi tutto quello che può essere stato quel momento particolare della nascita, la gioia di Elisabetta condivisa da Maria, perché in quel momento non dico che Maria si sarà dimenticata del suo bambino che portava nel grembo, ormai c'è da avere 3-4 mesi, ma certamente era uno sguardo che non escludeva l'uno e l'altro degli avvenimenti. Ormai Elisabetta poteva passare in secondo piano, anche se naturalmente una partoriente aveva bisogno di molta assistenza allora, specialmente più di quello che c'è bisogno oggi, di attenzione, e questa era Maria, la premura di Maria, l'attenzione di Maria, anche se non fisicamente direttamente lei, perché ci saranno, come ho detto, anche altre donne intorno a Elisabetta, però Maria sarà stata sempre tanto vicina a Elisabetta, come del resto tutte le mamme quando danno alla luce il loro bambino, certo che non avvenga oggi per parto cesareo come tante volte avviene, ma quando avviene così, certo, si ha bisogno proprio di sentire la mano di una persona che è lì. La mano di Maria era la mano di Gesù, insomma, non ci avrà pensato a questo Elisabetta, e ci pensava Maria certamente, perché mentre lei accudiva, aiutava, stava vicino, consolava, confortava, non so, accarezzava questa sua parente nella sua sofferenza, perché il parto è stato doloroso anche per Elisabetta, e c'era questa comunicazione di Dio. Credo che abbiano pensato tutte e due a questo altro grande avvenimento che si stava compiendo parallelamente a quello che si era appena compiuto, magari la nascita di Giovanni Battista. Poi c'è tutto l'avvenimento raccontato dal Vangelo, il bambino che doveva essere circonciso dopo 8 giorni, e la disputa con gli altri, il nome da dare, e lì c'è poi quell'avvenimento così descritto sinteticamente di Zaccaria che riacquista la parola, mentre i parenti bisticciavano. Elisabetta aveva detto: se il nome si chiama Giovanni, no, ma non è nessun parente che si chiama Giovanni, perché Giovanni? E interviene Zaccaria dicendo quell'espressione che è riportata nel Vangelo: il suo nome sarà Giovanni, si chiamerà Giovanni. E poi il silenzio, e poi l'avvenimento della circoncisione, e tutto ciò che è anche subito dopo, che capita con la nascita del bambino, le felicitazioni, la gioia dei vicini verso Zaccaria ed Elisabetta, ma indirettamente anche verso Maria, che ormai presentava i segni della sua gestazione. 3 mesi, 4 mesi è stata lì, e per cui ci sarà stata anche una condivisione di ammirazione, non sapendo anche quello che era, perché era, credo, che l'attrazione verso Giovanni Battista piccolissimo, nato in questo modo così miracoloso, strepitoso, da una mamma tanto anziana, occupasse tutta la mente, il pensiero, direi anche la preoccupazione e la gioia dei vicini di casa, dei parenti che saranno andati lì a corsi certamente, poi ha partecipato anche alla circoncisione come si usava a quei tempi, tutte cose molto belle che avranno messo un po' in disparte forse Maria, e mi piace qui di contemplare la Madonna che gioiva nel vedere la gioia di Elisabetta, di Zaccaria, condivisa dalle altre persone. Maria però da parte, infatti non ne parla per niente il Vangelo, della sua presenza alla nascita di Giovanni Battista, dice semplicemente si fermò 3 mesi, forma molto generica, è la missione della Madonna, silenziosa, attenta, premurosa, ma nascosta, queste caratteristiche della Madonna, ma con una presenza efficace, perché non era la sua presenza lì, era la presenza di Gesù in lei, lo percepiva forse un po' di più Elisabetta che era al corrente di tutto. Probabilmente i genitori di Maria si sono fermati anche loro quei 3 mesi, non lo sappiamo, adesso ognuno può pensare qualche cosa, ma non ci fermiamo a questi dettagli che possono essere semplicemente di fantasia, immaginazione, però
non hanno importanza. Io penso sempre, mi fermo, Maria, Elisabetta, adesso si aggiunge il piccolo bambino, Giovanni Battista. Certo, il contorno sicuro è di Zaccaria. E poi queste due persone, ormai passa in secondo ordine Elisabetta, pian piano svanisce questa immagine di Elisabetta, data la luce del bambino, avrà allattato, non sappiamo quello che c'è stato, perché essendo anziano, però certamente si sarà stretta al grembo anche questo suo bambino, e Maria le avrà aiutate anche a stringere questo bambino, e Maria avrà abbracciato e stretto a sé, nel suo grembo, sul suo grembo, dove già c'era Gesù che cresceva, questo altro bambino, figlio di questa sua parente, una stretta a tre, possiamo immaginare, il piccolo Gesù ancora nel grembo di Maria, Maria che abbraccia Giovanni Battista con sé, e chissà insieme anche Elisabetta. Queste quattro persone, una ancora invisibile, che avranno contemplato Dio, che avranno certamente lodato Dio, che saranno andate certamente oltre a quello che era quel momento particolare, quel momento fisico.